qualche piccolo movimento avanti e indietro in modo tale che il silicone penetri all'interno della fuga della fessura. Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Samuel Magistro e come puoi già aver intuito dal titolo, ma soprattutto dalla location, siamo nuovamente qui all'interno del bagno, pronti per procedere con la posa del silicone. Nel precedente video che ho pubblicato qui sul mio canale abbiamo visto come rimuovere appunto il vecchio silicone prima di nuovamente posarlo. Se già nel precedente video ti ho detto di tener conto di quante volte avrei detto silicone, te lo ricordo anche in questo. Stiamo parlando di come si posa il silicone e quindi la parola silicone verrà ripetuta sicuramente svariate volte, anche perché non penso ci siano dei sinonimi. Ma pronti per procedere, andiamo a vedere qual è il materiale necessario, qualche piccola accortezza di cui bisogna tener conto. Materiale necessario, naturalmente ci serve la pistola per estrudere appunto il silicone della cartuccia. Abbiamo poi necessità di qualche piccola spatolina che ci serve appunto per stendere il silicone. Lo vedremo poi nel dettaglio, ma queste spatoline, peraltro, se hai una stampante 3D, volendole puoi anche stampare con la stampante 3D. Magari, se mi ricordo, ti lascio qui sotto il link per poter stampare il file. Serve appunto questa spatolina per stendere il silicone dando una forma consona senza dover passare col dito come si faceva qualche anno fa. Naturalmente quello che ci serve è appunto del silicone. In questo video andremo a vedere semplicemente come si stende il silicone. Se però avete interesse andiamo a realizzare un video su come scegliere il silicone. Saprai che c'è l'acetico, l'antimuffa piuttosto che l'acrilico, ce ne sono davvero una quantità spropositata. Magari organizziamo un video dove andiamo a vedere appunto nel dettaglio quando si utilizza un determinato silicone piuttosto che un altro. Ma adesso ci mettiamo subito all'opera, avvicino quindi la telecamera ed andiamo a vedere come stendere il silicone. Ok, siamo pronti, andiamo ancora con qualche piccola accortezza. Se hai necessità di mettere poco silicone, ti sconsiglio vivamente di acquistare una cartuccia grossa, perché devi sapere che anche se esistono i tappi che permettono di chiuderlo, il silicone una volta aperto non dura così poi tanto. Quindi il mio consiglio è acquista cartucce piccole in modo tale da utilizzare solo quello che ti serve. Procediamo quindi, dato che una cartuccia sicuramente ci servirà per siliconare tutta la vasca o appunto il box doccia, procediamo quindi all'apertura. Che cos'è importante sapere nella scelta del silicone? Che sicuramente è meglio prendere uno ad asciugatura rapida. Naturalmente, dato che ci troviamo all'interno di un bagno, è bene prendere, anzi non è bene, bisogna prendere un silicone antimuffa. Antimuffa. A questo punto però, coltello alla mano, e ti consiglio di fare sempre molta attenzione perché questa è una procedura abbastanza difficile, no, ma pericolosa, sì, andiamo a rimuovere la parte superiore della cartuccia. Il mio consiglio è di non fare mai questo lavoro, perché se ti dovesse scappare puoi ben capire che è molto pericoloso. Procedi quindi verso l'esterno, sicuramente cadrà a terra il pezzo che vai a tagliare. Andiamo quindi a rimuovere il beccuccio, lo appoggiamo qui, dopodiché facciamo questo lavoro qua. Andiamo a rimuovere la parte superiore della cartuccia. Ti sembrerà qualcosa di banale, molto probabilmente se sei un appassionato di fai da te ti sembrerà davvero una roba banalissima. Se non lo sei, beh, questo potrebbe essere un consiglio molto utile. Ok, tolto il tappo, procediamo con il beccuccio. Facciamo questo lavoro qua. Piediamo ed avvitiamo. A questo punto andiamo ad inserire la cartuccia all'interno della pistola. Siamo quasi pronti, diamo qualche piccola pompata e il silicone lo vedrai che riempie tutto il beccuccio. A questo punto togliamo il tappo. E qui c'è un altro piccolo consiglio molto importante. Come puoi vedere sul beccuccio c'è già qualche piccola tacca che indica appunto dove tagliare. Il mio consiglio è di non tagliare troppo, altrimenti, soprattutto se non sei esperto, man mano che stendi il silicone ne uscirà davvero molto. Quindi sempre cutter alla mano, attenzione perché anche questa procedura è molto pericolosa, soprattutto se non hai manualità, vai a tagliare via parte del beccuccio. Ti consiglio di iniziare, ripeto, togliendo una parte piccolina, poi man mano sei sempre in tempo a toglierne ancora un pezzetto. Sempre verso l'esterno, eh? Ecco come si presenta il beccuccio tagliato. Spero si veda mettendo a fuoco. Ok, procediamo. Mi raccomando, non mettere troppo silicone e neanche troppo poco. Vai piano piano, dai una leggera pressione sulla maniglia
sul grilletto di questa pistola e pian piano vedrai il silicone uscire. Anche se ti sembra che ci sia un po' troppo silicone, non preoccuparti, adesso vedremo con le spatoline come rimuovere l'eccesso. Continuiamo quindi qui, piano piano, senza aggiungere troppo silicone. Diamo qualche piccolo movimento avanti e indietro in modo tale che il silicone penetri all'interno della fuga, della fessura. Continuiamo a schiacciare il grilletto per far uscire il silicone. Come puoi ben vedere, il silicone sta penetrando all'interno della fuga e io do qualche piccolo movimento in modo tale che il beccuccio stesso vada a portare via il silicone in eccesso, così da non dover rimuovere troppo poi dopo con la spatolina. Adesso naturalmente il cordone non è uniforme, quindi per renderlo uniforme passeremo con la spatolina. Io però continuo questo piccolo cordone, dopodiché procediamo. Vediamo quindi finalmente come si utilizzano queste spatoline. Nei quattro angoli, anche se ha una forma irregolare, ci sono le diverse dimensioni di come possiamo andare a, come dire, tirar via il silicone in eccesso. Io vado ad utilizzare quella più piccolina, vediamo quindi come si utilizza. Come puoi ben vedere, qui non sta rimuovendo silicone proprio perché ne ho messo molto poco. Naturalmente non procedo mettendo dell'altro silicone, ma mi muovo dall'altro lato perché magari in un altro punto potrei aver messo, perdonami, un po' di silicone in eccesso. Quindi continuo a fare questo lavoro, vado a togliere quello in eccesso in modo tale da andarlo a stendere appunto dove ne ho messo di meno. Vedi, qui ce n'è un po' di più. Ripassiamo così e adesso si è uniformato il tutto. Quando la spatolina si riempie di silicone, è bene rimuovere quella in eccesso. Io ti lascio il link qui sotto in descrizione di queste salviette che servono appunto per pulire il silicone dalle mani, dalle spatoline, dagli attrezzi, anche dalla superficie se abbiamo del silicone in eccesso. Io a questo punto però mi metto qui seduto, tranquillo e comodo, perché devi sapere che questo lavoro è un lavoro che va fatto con molta calma e cautela e continuo a siliconare il tutto. Siamo però quindi arrivati davvero alla fine di questo video. Anche questo video, proprio come il precedente, è davvero molto piccolo, quasi davvero una piccola pillola di manutenzione casalinga. Sono arrivato alla fine, ti ho detto in sostanza quelli che sono tutti i consigli. Ti ricordo che qui sotto trovi tutti i link necessari che ti possono servire dei prodotti che hai visto, di tutti quelli che possono essere gli accessori necessari. Siamo davvero arrivati alla fine, te l'ho già detto 3 volte. A questo punto non mi resta che ricordarti di seguirmi sul mio profilo Facebook, dove spesso e volentieri ti condivido codici sconto e link promozionali. Ed ancora ti ricordo di seguirmi anche su Instagram, dove spesso e volentieri con le Instagram Stories ti racconto in diretta quello che combino durante la mia vita. Ed ancora ti ricordo di lasciare un bel like, di farmi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensi di questo video e naturalmente di iscriverti al mio canale YouTube e di condividere il video con i tuoi amici. Io ti aspetto qui sotto nei commenti, mi metto qui tranquillo e continuo questo lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!